È uscito da qualche giorno questo libro di Peppe Ponti, I suoni del Sud. Quindi insieme a lui facciamo questa presentazione in anteprima ufficiale. Peppe Ponti, che tra l'altro è stato anche l'autore insieme a Bruno Morelli di questo speciale. Voilà. Ben arrivato. Allora, Peppe Ponti, da pochi giorni è uscito questo libro e tra l'altro quindi è proprio come se fosse, no, è a tutti gli effetti una presentazione ufficiale. Quindi Suoni del Sud, insieme a, ad Antonio D'Enrico, che è un famoso scrittore che vive a Milano, di origine campana. Bene, e la prefazione naturalmente è di Bruno Morelli. Allora, intanto diciamo che all'interno, eccovi qua, di questo libro è un bel percorso, no? Un bel diciamo percorso. Così, un ragazzino di Napoli, che è nato nei vicoli di Napoli, dove sono nati anche loro, ha fatto un po' di strada e la voglio raccontare in queste pagine. Beh, qui ci sono tanti momenti di vita personale, professionale, tante collaborazioni, quindi descrivi anche i rapporti che hai avuto con Mimì, Mia Martini, Roberto Murolo, visti però non solo dalla parte poi del produttore e quindi del road manager, ma visti anche proprio dall'uomo, quindi dall'amico, dal collaboratore. Certo, certo. E diciamo così che questo è un viaggio, diciamo che è un viaggio per far capire a tutti che anche dal niente uno può arrivare piano piano, piano piano. Io nel mio piccolo mi sono riuscito a fare la mia strada e ho fatto queste produzioni che sono raccontate qua, quindi tutti possono benissimamente iniziare da zero. Senti, sono tante appunto le persone con le quali tu hai collaborato nel corso degli anni. Chi ti ha così piacevolmente poi stupito in senso proprio positivo e chi invece ti ha deluso? Chi ti ha arricchito dentro, ti ha sorpreso? Guarda, positivo? Io sono nato artisticamente con Enzo Gragnaniello. Abbiamo iniziato insieme e quindi una buona parte della mia vita sta con lui, abbiamo trascorso insieme. E poi ho avuto l'incontro con Roberto Muro, che è stato ricco di energia, quindi, e poi l'ultimo che proprio mi ha arricchito ultimamente è stato l'ultimo chicco, è questa signora che sta vicino a me, che mi ha regalato molte emozioni. Grande Bruno Morelli, allora facciamo entrare anche il vinile del progetto Continuando verso Napoli. Intanto vorrei invitare anche Claudio Niola, il mio socio, e il nostro amico Tony Esposito, che ha scritto una bellissima cosa. Prego, allora Tony, che cosa hai scritto? Che cosa hai scritto in particolar modo? Guarda, io ho raccontato su questo libro che poi leggerò. Questo tra l'altro è in automatico, va a me, c'era ho raccontato qua ci ho raccontato quello che è la mia idea, ma conoscendo voi Peppe, questa è quella storia che lui ha raccontato della Napoli, della nostra Napoli, così, per cui tutto il percorso, devo dire che l'etichetta è Peppe Ponti in particolare, oltre ad essere un archivio importante, perché dove state? State là, eccovi. Oltre ad essere un archivio importante, perché tante cose io stesso ho bisogno di ritrovare, dischi perduti da una discografia di quegli anni un po' distratta, ma soprattutto lui si tiene uniti tantissimo. Devo dire che se vuoi io ti nomino, guarda, Mia Martini, Enzo Avitabile, tutte le testimonianze, Gem Senese di Napoli Centrale, Peppino Gagliardi, me Tony, Giorgio Verdelli, Remo Anzovini, Iovine, Franco Del Prete di Napoli Centrale, Tullio D'Episcopo, tuo caro amico, certo, Lino Pariotta, Adoni, Luigi Canelli, DJ Jed degli Articolo 31, Marco Zuzzolo, Gioan Moruso, che salutiamo, grande pianista in questo momento, Marco Cecione del Balletto di Bronzo, Lino Vairetti che conosciamo, Antonio Onorato, Renato Marengo, grande giornalista, insomma tantissimi. Voglio dire, ognuno si è, come abbiamo visto anche prima il filmato, ognuno si è operato, perché al di là della copertina bellissima, molto, perché tuo fratello era un grande pittore e io che grazie, vengo dall'Accademia lo ammiro. Però devo stessa. Dire, questo libro va letto perché è stato veramente con molta cura, racconta un po' che lui ha vissuto da vicino la nostra storia, la nostra storia. Grazie, che bello. Quindi invitiamo
a leggerlo, perché vale davvero la pena. Poi ci sono tanti momenti di vita vissuti, personali e professionali, certo, tanti incontri importanti. Mi sono dimenticato una cosa importante. Toni, sì. Guarda, dire una cosa bellissima. Vedi qua, allora, qui c'è un codice a barre, col cellulare, credo. Sì, il cellulare. Ho imparato anche questo. No, se voi mettete il cellulare su questo codice a barre, potete ascoltare le canzoni mie, quelle di Napoli Centrale e di tanti artisti che ci sono qua. È una idea nuova e intelligente. Bella. Esatto. Molto, molto originale. Bravo. Poi, la cosa bella, c'è un editore che è di Livorno, che ha pubblicato, non di Napoli, quindi... che subito ha apprezzato molto questa scrittura e ha detto no, lo pubblico io. Musica internazionale. Vedi? Guarda. Cioè, non conosce cosa... barriere, cioè, brava, confini no, regionali, brava, di brava, nessun tipo. CTL editore, sono di Livorno. Bene. Invece Bruno ha fatto la prefazione, sì. E poi vediamo anche continuando verso Napoli. Vabbè. Che è praticamente anche la stessa copertina. Sì, 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 è una prefazione insolita, perché in realtà... Peppe Ponti mi aveva chiesto di scrivere delle, così, delle considerazioni su di lui, sul lavoro che avevamo fatto. Poi è rimasto così contento, anche perché poi viene da parlare di Peppe Ponti in particolare, perché il personaggio in sé è straordinariamente interessante. Intanto rimane l'ultimo dei grandi pionieri napoletani nel mondo di una musica leggera che diventa sempre più difficile dal punto di vista dei discografici, visto che i dischi rendono poco. Incontrare ancora oggi una persona disposta più a dei gesti d'amore, certo, piuttosto che a un investimento che deve in ogni caso restituirlo in qualche modo in termini economici. E pertanto questo personaggio mi ha affascinato dai primi tempi che l'avevo conosciuto. Continuando a frequentarlo, ho visto che è davvero pieno di gesti d'amore. Intanto la stessa continuando verso Napoli diventa un atto d'amore nei confronti di quella che è stata la storia degli Alunni del Sole, e soltanto una persona come Peppe Ponti è riuscito a mettere insieme i più bravi, i più artisti di livello internazionale. Ce ne sono tanti stasera qui presenti, interpreti eccelse, cantanti importantissimi, e dietro a 25 brani pubblicati ci sono 100 musicisti che hanno lavorato e si sono offerti nei confronti di questo progetto. Questa è una gran cosa. Direi che tutto da tenere molto in considerazione. È stata un'impresa, direi, che solo Peppe Ponti, con la sua rete di conoscenze, vabbè, di amicizie, Peppe Ponti, e poi anche le canzoni di Paolo, talmente infatti, belle che nessuno, chi avrebbe io detto no? Nella prefazione ho esordito dicendo che è proprio vero che certi miracoli riescono ancora a Napoli. E poi in questo caso non c'entra San Gennaro, ma il merito è di c'entra la musica, c'entra la musica, perché tutti questi grandi artisti che stasera sono presenti e che colgo l'occasione di ringraziare, perché tutto questo sentimento spontaneo che è nato intorno a questo progetto merita che io dica ad ognuno di loro grazie. Grazie, perché... E forse l'applauso è la forma migliore per ringraziarli perché tutti. Lo ritengo da parte loro un gesto di affetto rivolto soprattutto alla grande arte di mio fratello. E quindi io sarò grato a tutti voi per sempre, rimarrò per sempre grazie. Il vostro primo tifoso. Ecco, tante le collaborazioni, quindi... No, io penso che a casa vogliono ascoltare le canzoni degli Alunni del Sole. Allora, però finiamo con un invito. Il giorno 5 dicembre, legandoci al concetto di quanto è importante la musica napoletana e la musica in generale, il Comune di Napoli ha tenuto a fare questa presentazione nel Palazzo delle Arti Contemporanee, al PAN. Quindi vi aspettiamo il giorno 5 dicembre alle 17:30, dove ci sarà la presentazione del libro di Bellissimo. Suoni del Sud. Grazie.
Grazie, allora invece continuando verso Napoli, un altro bel progetto discografico, artistico e musicale, quindi tante le persone anche che si sono messe a disposizione. Vorrei ricordare anche il vostro sindaco di Napoli, De Magistris, che ha anche collaborato e quindi ha messo a disposizione anche la città di Napoli per tanti momenti importanti.